Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e creo questo video per due motivi principali. Sarà un mini vlog, una cosa veloce per spiegarvi due cose in particolare. La prima, stasera ho creato la LAN Amaci per giocare tutti insieme al server di 7 Days to Die. Ve lo dico subito, non ho la fibra ottica, non ancora, dovrebbe arrivare a settembre, ho una 20 mega con un mega in upload in uscita, quindi io penso massimo di poter reggere fino a 10 persone, ma massimo, esagerando, laggando, 8 bene, 10 non lo so. Allora, come fare a connettersi al server di Amaci? Dovrete andare, ora metterò tutti i link ovviamente un po' in descrizione e tutto quanto, dovrete andare sul sito di Amaci, e questo è il link per andare sul sito di Amaci, e arrivato sul link di Amaci c'è scritto, è in italiano ovviamente tutto quanto il sito, c'è scritto sopra acquista o provalo gratis, cliccate su provalo gratis e scaricherete Amaci sul vostro computer. Una volta che l'avete scaricato ovviamente lo dovrete installare, finita l'installazione magari vi chiederà di fare degli aggiornamenti, delle cose del genere e vi dovete creare un account, un username, se non erro metterci anche un indirizzo mail valido. Una volta creato l'account, avete il vostro account su Amaci, loggate, premete il tastone che lo vedete, è una specie di tasto on, come sul telecomando, no, se per accedere alla televisione, ci cliccate e lui si avvia. E quando praticamente la lucina verde è la lucina di Amaci diventa verde, vuol dire che siete connessi. Cosa dovrete fare? Li farete scaricare tutti gli aggiornamenti del caso, nel caso ce ne fossero, appunto. Loggati dentro Amaci con il vostro account, dovrete andare in alto, a qualche parte c'è rete, qualcosa del genere. Tanto vedete, sono quattro opzioni, togliendoci le informazioni e file per i settaggi, sono proprio due opzioni messe in croce. E praticamente dovrete andare su rete e c'è crea una nuova rete o connettiti a una rete esistente. Voi cliccherete su connettiti a rete esistente di Amaci e praticamente vi chiederà username e password della rete. Username sarà Coridan e la password sarà Coridan sempre. Vabbè, l'ho fatto per farlo facile, tanto non c'è bisogno di... Per me ci potete giocare tutti, non c'è bisogno di metterci nickname o password strane. Coridan come username e Coridan come password, tutto scritto minuscolo, quindi senza maiuscole. Coridan minuscolo, Coridan di password minuscolo. Una volta che sarete connessi alla rete Amaci, sarete dentro la stanza Amaci. Cosa dovrete fare a quel punto? Dovrete aprire 7 Days to Die, andare nel menu principale del gioco su Connect to Server, connettiti al server, e praticamente vi chiederà di mettere un indirizzo IP e dovrete mettere l'indirizzo IP della LAN che abbiamo creato a Amaci, che sarà il seguente, e questo indirizzo IP, nel caso vi chiedesse la porta, lasciate quella standard, lasciate la porta, non la cambiate la porta, c'è l'indirizzo IP e accanto staccate la porta lasciate quella standard che c'ha proprio 7 Days to Die. Poi nel caso ci fossero problemi e tutto, vabbè, farò chiarimenti a questo video, proveremo a mettere un'altra porta, comunque voi lasciate la porta standard. Ve lo dico ragazzi, io 7 Days to Die l'ho comprato e l'ho pagato $35. Non mi chiedete assolutamente mai dove si scarica, io sono contro la pirateria, sarò un coglione, sono contro la pirateria. O comunque, non faccio video di giochi scaricati che mi sembra il minimo, comunque sono contro la pirateria perché i giochi vanno acquistati. Quel giorno che non li acquisteremo più non è una morale, ma è la verità. Quel giorno che tutti non l'acquisteremo più, i giochi non usciranno più, perché non ce li faranno più. Quindi, comunque, se lo volete scaricare per connettervi al server, andrà comunque anche non originale, ma vi ripeto, non chiedetemi dove si scarica, non ne parlate sul canale, per favore, è una cosa che vi chiedo cortesemente. Non fate domande sui commenti e tutto quanto. Dovrete installare Amaci, ve l'ho detto tutto, e connettete una rete, user Coridan, password Coridan, aprite il gioco, andate su Connect to Server, e praticamente quando vedete il pallino verde nella stanza di Amaci vorrà dire che il server è online, che io sono online in quel momento lì, col server aperto. Entrerete nella partita e appunto sarete dentro la partita nel mondo da me creato. Il mondo si chiamerà Corilandia, vabbè, tanto così per metterci un nome a cazzo di canno, non so cosa metterci, tanto che se ne frega del nome, bisogna giocare insieme. Seconda cosa, vi invito ragazzi, anche questo metto il link ora in sua impressione, vi invito a iscrivermi alla mia pagina Facebook, perché YouTube non dà un modo per parlarci direttamente, ovvero ci sono i feedback, però i feedback vi appaiono in bacheca, nella home vostra di YouTube, che mi state seguendo, però li perdete, perché magari fra un video siete iscritti a tanti altri canali e vi perdete una scritta, non è un video, è semplicemente una scritta, quindi ve la perderete. Iscrivetevi alla pagina di Facebook, veramente, che qualsiasi cosa vi debba dire, ragazzi, il server di 7 Days to Die online, ragazzi, oggi caricherò un video, ragazzi, o anche parlare fra di noi, o anche farvi delle domande, chiedervi pareri, o pubblicare delle cose, Facebook, che ce l'abbiamo bene o male tutti, è una cosa velocissima, e quindi io posso scrivere, che ne so, ragazzi, il server di 7 Days to Die Online, oppure ragazzi, che serie vorreste seguire fra le seguenti?
Voi mi rispondete direttamente su Facebook, che si fa prima, è inutile stare a fare magari vlog per chiedere queste cose e tutto. Quindi, link in sovrimpressione, questo è l'indirizzo del mio Facebook, iscrivetevi. E se ci fossero comunque da domande, chiarimenti e tutto, scrivetemelo nei commenti o mandatemi un messaggio privato, al solito vi risponderò. Viva il metal, eh! Fatevela prendere bene. Dai che si va a ammazzare le zombie, dai. Ciao ragazzi.